Ciao ragazzi, sono Elena dell'Informa Giovani. Ad agosto l'Informa Giovani rimarrà aperto. Vi presento qui di seguito le iniziative che faremo. Mi Generation, verso il Forum delle politiche giovanili. Da maggio a settembre un intenso programma di appuntamenti coinvolgerà le più vivaci energie dell'associazionismo, dell'imprenditorialità, della creatività cittadina per anticipare insieme Mi Generation Camp, il Forum delle politiche giovanili. Da maggio a settembre 2013. G-Lab, laboratorio di cittadinanza urbana. Continua l'attività del progetto pilota nato dalla collaborazione tra Assessorato alle Politiche Sociali e Servizio Giovani del Comune di Milano con l'associazione Rete G2 Seconde Generazioni, che si propone di fornire informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza. L'arte di strada a Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizioni online dal sito milanostradaperta.it. All'Informa Giovani è presente anche uno sportello artisti di strada a cui puoi rivolgerti direttamente. Altre segnalazioni. Giornalista per 3 giorni al Parlamento Europeo. European Youth Media Days è un evento per giovani giornalisti dedicato alla politica europea. 120 ragazzi tra i 18 e i 30 anni parteciperanno ad un workshop in lingua inglese che si svolgerà a Bruxelles dal 15 al 17 ottobre 2013, durante il quale saranno impegnati in dibattiti con politici europei e giornalisti professionisti sulle scelte politiche del Parlamento europeo e sulle prossime elezioni parlamentari e nella produzione di report giornalistici. Il Parlamento europeo provvederà al rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare all'evento e fornirà un contributo per la copertura di spese di vitto, alloggio e trasporti locali. Scadenza 15 agosto 2013. Progetto Giovani. L'Università degli Studi di Milano cerca ragazzi e ragazze da coinvolgere in un progetto di ricerca sui giovani milanesi. Si rivolge in particolare a chi abbia frequentato corsi di formazione professionale o istituti professionali e che abbia lasciato la scuola da 3-5 anni, oppure a ragazzi e ragazze che si siano laureati con lauree triennali, specialistiche o a ciclo unico 3-5 anni fa. Le informazioni sul sito. Diversity European Idea Competition, concorso di idee per progetti culturali. Hai un'idea su come promuovere, finanziare, creare e rendere accessibile la cultura attraverso le nuove tecnologie? Ora potrai presentarla e avere possibilità di vederla realizzata e di seguire dei corsi a Londra e Bruxelles. Diversity European Idea Competition ha lo scopo di raccogliere i 15 migliori progetti culturali, sia provenienti da singoli individui che da associazioni, e di creare un laboratorio europeo di idee per nuovi approcci alla cultura grazie ad internet e alle nuove tecnologie. La scadenza è il 19 agosto 2013. Ciao ragazzi, da Elena dell'Informa Giovani è tutto, ci rivediamo a settembre. Ciao!